È stato il borgo di Castiglionfibocchi nell'Aretino ad ospitare la rievocazione dell'antica battitura del grano grazie all'impegno e ai mezzi storici del CAMAE. Oggi abbiamo messo in campo le macchine dall'inizio, dagli albori della meccanizzazione con la macchina a vapore fino al motore a testa calda. Manca Mario il motore diesel, ma c'era anche il tuo motore diesel dietro. Quindi c'è anche quello. Quindi c'è tutta. E poi la storia della trebbiatura. La trebbiatura che è quella che nell'Aia, quando si batteva il grano che doveva servire per campare tutto l'anno. Veniamo dalla trebbiatura e con tante altre attività agricole che con le macchine venivano messe in atto, perché la macchina è stato quello che ha liberato l'uomo dalla fatica e l'ha liberato non solo dalla fatica ma anche dalla fame, diciamo la verità. Ecco, e questa è la storia della trebbiatura. Io ringrazio tutti i miei collaboratori, il CAMAE è sempre un club all'avanguardia, perché come dice qui lo stemma nostro, motor est vita, è inutile stare a discutere, il motore è la vita. Subito dopo la sfilata dei trattori d'epoca fino a Piazza delle Fiere, dove, come nelle migliori tradizioni contadine, si è consumata una cena a base di piatti rigorosamente toscani.